Se siete appena tornati a casa dal lavoro e siete stanchi, ma desiderate comunque preparare qualcosa di buono per la vostra famiglia, vi suggerisco io una ricettina di mia invenzione, così buona che ha sbalordito pure me. Si tratta di piccoli bocconcini di pollo farciti con una crema al formaggio arricchita con la rucoletta. Il tutto andrà poi arrosolato per bene in padella, portato a cottura con il vino bianco e servito su un letto di arance. Andiamo a scoprire insieme quali sono gli ingredienti che ci occorrono. Per preparare questi involtini sono necessari 4 bistecchine di pollo, circa 400 g totali, poi 80 g di formaggio spalmabile, 120 g di ricotta, 30-50 g grosso modo di rucoletta, sale, pepe che non può mancare, vino bianco secco quanto basta, mezzo bicchiere grosso modo 100-150 ml che ci servirà per la cottura, 50 g di farina bianca, poi ancora due arance non trattate dove utilizzeremo sia la scorza sia la polpa. Dimenticanza, un goccino di olio extravergine di oliva. Per prima cosa abbiamo ridotto la rucoletta in piccoli pezzetti con l'aiuto di un coltello di ceramica per evitare di rompere, di rovinare i principi attivi. Poi in una ciotolina possiamo aggiungere la ricotta fresca ed il formaggio spalmabile. Aggiungiamo, bene, poi mescoliamo con un mestolo di legno e poi aggiungiamo un po' di rucoletta alla volta. Questa sarà la farcia per l'involtino. Possiamo anche aromatizzare il tutto con un po' di pepe. Abbondante pure pepe e un po' di sale. E ora mescoliamo bene fino a formare, insomma, un composto bello omogeneo. Abbiamo dunque ottenuto una bella cremina e adesso cominciamo a fare i nostri involtini. Allora, per prima cosa prendiamo una fettina di pollo, la saliamo da entrambi i lati. Io l'ho fatto tagliare chiaramente dal macellaio, così abbiamo delle fettine di pollo perfette, vedete? Ok? E ora possiamo procedere a spalmare una parte di crema qui all'interno. Voi mi direte, ma come? Poi questi involtini vanno cotti, ma la crema fuoriesce durante la cottura. Invece, se voi la chiudete bene, la crema rimarrà intrappolata, o per la maggior parte, insomma, al suo interno. Allora, guardate un po', dovete chiudere prima una parte, il lato più lungo lo girate verso l'interno, la stessa cosa fate con l'altro lato, così intrappoliamo la crema. Poi cominciamo a girare, ad arrotolare l'involtino su se stesso, è l'ultima parte, facciamo così e lo chiudiamo. Perfetto, ora con un bastoncino stuzzicadenti andiamo a chiudere. Ce ne mettiamo magari un altro. Qui c'era un taglietto della carne, insomma è normale perché è stata tagliata a mano comunque dal macellaio. E adesso possiamo procedere in questo modo con tutte le altre bistecchine. Abbiamo dunque costruito tutti i bei involtini, li abbiamo infarinati. E adesso vi faccio vedere l'ultimo, insomma, basta semplicemente passarlo nella farina, senza uovo, per renderlo, insomma, più leggero. Ok, andiamo in padella. Io ho messo a scaldare già la padella con un filetto di olio, un filo, quindi un cucchiaio, 10 ml. E adesso andiamo a far rosolare un pochino da tutti i lati gli involtini. Quando saranno rosolati, quindi alziamo pure la fiamma che sia bella vivace, andremo a portare a cottura con il vino bianco per altri 5 minuti. Vedete, adesso che abbiamo rosolato per bene tutti gli involtini, andiamo a sfumare con il vino bianco. Copriamo subito, in modo, insomma, che non evapori immediatamente, aspettiamo un po', abbiamo diminuito il calore, possiamo aggiungere anche l'altro vino, perfetto, e ora possiamo andare a grattugiare un po' la scorza d'arancio, perché come sapete, insomma, a me piacciono
i sapori contrastanti, quindi arancio non trattato, andiamo a grattugiarlo sopra, così. E adesso lasciamoli, ci vorranno all'incirca 5-6 minuti. Noi intanto ci prepariamo le arance, perché poi andremo a far dormire, a far riposare gli involtini sul letto di arance. Io vi consiglio di servire questi meravigliosi bocconcini come ho fatto io, su un letto di arance tagliate sul vivo e un po' di rucoletta per abbellire. Quindi io amo i contrasti. Abbiamo l'acidulo delle arance che contrasta il piccantino della rucola e la delicatezza di questa carne. Provare per credere!